Com'è, prima cosa io volevo chiedere scusa alla famiglia Cucchi e alla polizia penitenziaria per i 9 anni di silenzio, ma per me era un muro insormontabile da passare. Un muro crollato anche grazie alle dichiarazioni confermate oggi in aula da Francesco Tedesco, il carabiniere della caserma Appio Claudio che ha assistito al pestaggio di Stefano Cucchi, morto nell'ottobre del 2009 dopo l'arresto e la presa in consegna da parte dei militari. Poi ha detto: mettere Cucchi era a terra, da destra non gli dà un calcio, ma dove glielo dà? Io non riesco a percepire bene, comunque ha parte alta in faccia, io credo in testa e in faccia. Intanto l'arma dei carabinieri prosegue con l'opera di pulizia interna. In una lettera indirizzata ad Ilaria Cucchi e scritta di suo pugno l'11 marzo scorso, il comandante generale Giovanni Nistri manifesta la vicinanza alla famiglia di Stefano e sottolinea che l'arma è pronta ad adottare provvedimenti nei confronti di quanti infangano la divisa indossata da migliaia di uomini e donne che ogni giorno rischiano la vita in tutto il paese. In modo, aggiunge il generale, che ogni singola responsabilità nella tragica fine di una giovane vita sia chiarita. Perché oggi finalmente dopo tanto tempo la famiglia Cucchi può dire di non sentirsi sola, di non sentirsi tradita e abbandonata. Quella lettera dice che l'arma dei carabinieri è al fianco, è dalla parte della verità.